Facciamo la crema gialla, esattamente come la faceva la nonna, con uova, zucchero, farina, latte, succo di limone e vanillina. Separiamo il tuorlo dall'albume. Al tuorlo aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo fino a sciogliere tutto lo zucchero. Il succo del limone. Mescoliamo. Adesso aggiungiamo la vanillina e torniamo a mescolare. A questo punto aggiungiamo un po' alla volta la farina. Mescoliamo. E torniamo ad aggiungere man mano fino a finitura. Adesso è la volta del latte. Aggiungiamo un po' alla volta. E mescoliamo bene fino a notare delle bollicine sopra, così. Il restante latte ci servirà tra poco. Prepariamo due piatti. Versiamo il nostro composto in pentola. Aggiungiamo man mano il restante latte. Mescoliamo continuatamente e lasciamo cuocere a fuoco basso. Dopo circa 10 minuti il composto comincia a condensare. Adesso mescoliamo più velocemente. Dopo circa 15 minuti di cottura, ecco la nostra crema. Comincia a fare le bollicine. Possiamo togliere dal fuoco. Mettiamo nei piatti. Ed ancora calda, andiamo a girare accuratamente ogni 5 minuti fino a diventare tiepida. Questa operazione si rende davvero necessaria per l'ottima riuscita della crema gialla della nonna. Adesso facciamo raffreddare a temperatura ambiente per tutta la notte. Il mattino dopo, ecco il nostro preparato. La crema è pronta per farcire le nostre torte e biscotti. Che buona! Grazie amici per aver guardato il video. Tornate a trovarmi. Ciao!